Saluto a tutti. Il tempo è denaro? Ci siamo mai posti questa domanda? Per conto mio, il discorso tempo non solo mi affascina, ma è attualmente un punto fermo, indispensabile da affrontare, per un cammino verso il cambiamento e per un maggior benessere individuale. Il tempo lo vivo intensamente. E sono consapevole di quanto e in che misura dovrebbe appartenerci e di come in realtà venga sciupato, poco compreso e vissuto dalla maggior parte di noi. A cosa diamo importanza da oggi? Non le cose di cui ci circondiamo, ma il tempo. Il tempo è l'unica cosa che possediamo. Noi non abbiamo altro che il tempo. Viviamo per i soldi, la macchina, i vestiti, il computer, la casa, senza accorgerci che questi tesori noi non li possediamo davvero, perché sono solo cose, oggetti, beni materiali che stanno con noi fino al momento in cui li perdiamo, si rompono, ci vengono sottratti oppure li regaliamo. Sono oggetti, strumenti, sicuramente utili, ma di passaggio nella nostra vita. Solo il tempo è davvero nostro, perché di cosa è fatta la vita se non di tempo? E già, le cose si possono perdere, rompere, possono passare di moda o possono cambiarle, perché ci siamo stufati di averle intorno, proprio perché sono beni effimeri e spesso ancoranti. Possiamo credere al destino, a qualche divinità, al karma, al caso, oppure al nulla, ma c'è una verità su cui non possiamo non essere tutti d'accordo. Ognuno di noi nasce con in dotazione una certa quantità di tempo, e solo e soltanto quella. Ecco il vero dono che ci viene messo a disposizione, il tempo. Il libero arbitrio e niente altro, o meglio, nulla di strumentale per essere noi. È questo il bene più prezioso e non sappiamo quant'è, ma solo che tutti lo possediamo, sebbene in misura diversa, e che prima o poi finirà. Non importa allora se siamo ricchi o poveri, realizzati o sbandati, bianchi, rossi o neri. Il tempo finisce per tutti. Il tempo non si acquista, gode di ben altre dinamiche rispetto ai nostri adorati oggetti ordinari. Allora è una ricchezza limitata, poiché non ci sono crediti, entrate in questo tipo di economia. È una risorsa esauribile e non ci sono nemmeno possibili investimenti per farlo moltiplicare o d'averne altro. Ci sono solo uscite, nessuna entrata, nessun bonifico, nessun buono del tesoro. Nasciamo con un conto aperto, destinato solo a consumarsi giorno dopo giorno, fino al suo completo esaurimento. Meglio lo useremo e più frutti lasceremo e saranno loro a parlare di noi, a continuare a fruttificare in questa specie di banca etica, semi e frutti che si moltiplicheranno attraverso altre persone che verranno dopo di noi. Ogni ora spesa bene genera un seme morale, animico, spirituale, quindi qualcosa che ci accompagnerà per sempre e ci seguirà quando lasceremo il corpo mortale, andando nell'oltre. Attualmente l'unica cosa che possiamo controllare a proposito del tempo è quindi cosa avere in cambio. Noi abbiamo a disposizione 86.400 secondi giornalieri. Pensiamo a come occupiamo i nostri 86.400 secondi giornalieri. Non ci viene un po' di pelle d'oca?
Per esempio, preleviamo 8 ore e andiamo a lavorare, cioè le vendiamo in cambio di denaro. Ne prendiamo altre 2 del nostro tempo e le usiamo per andare in palestra oppure a fare la spesa. Ne utilizziamo altre 2 e le spendiamo per guardare la televisione oppure andare sui social. E spesso ci ripetiamo che lavoriamo per poter vivere e comprare il necessario per farlo. In realtà non compriamo le cose con i soldi, ma con il nostro tempo, con il tempo sottratto alla vita, quel tempo che ci è servito per guadagnarli. Se compriamo un cellulare di ultima generazione, che costa come un mese dello stipendio, non l'abbiamo comprato con i soldi, ma con un mese della nostra vita. Vale quella cifra? Beh, pensiamoci quando soddisfiamo i nostri apparenti bisogni, pensando che così e solo così si può stare meglio e vivere felici. È bene pensarci e finalmente accorgersi che quel mese non tornerà mai più indietro. Viviamo per cose senza senso e per loro spendiamo, consumiamo la nostra vita. Non siamo un po' assurdi? E quanto siamo a volte gelosi delle nostre cose inutili? Per illudersi di essere ricchi, sprechiamo l'unico bene prezioso che possediamo, il tempo. Per fare qualcosa che abbia veramente valore, invece, aspettiamo. E sovente andiamo ripetendo che ci manca il tempo per farlo. Troviamo scuse per fare le cose che veramente fanno crescere e rincorriamo invece quelle che ci derubano, rimandando il nostro meglio a un domani. Ma alla fine arriverà quel giorno in cui di domani non ce ne saranno più. Ecco allora perché moltissime anime, sebbene abbiano abbandonato il corpo fisico, non vogliono staccarsi da qua giù. Un sacco di rimpianti, di insoluti, ore, giorni, mesi, anni persi, che ora vorrebbero inutilmente indietro. E tutto il tempo che avevamo a disposizione ormai è lì, a terra, sabbia che ci è scivolata dalle dita. Mentre eravamo, beh, diciamocelo, un tantino distratti. Distratti da chi? Da che cosa? Sappiamo bene che siamo sempre trafelati, con le giornate piene di impegni e doveri nei confronti dei figli, dei clienti, dei parenti, della casa, delle attività sportive, della parrocchia. Ma cosa ne è stato di quel progetto a cui tenevamo tanto? Dove è mai finito? È in essere? Procede? Abbiamo ancora un po' di tempo per pensarci e per occuparcene? Riusciamo a dedicargli tutta l'attenzione che merita? Mi viene da sorridere pensando a una frase che ho raccolto l'altro giorno e che sicuramente ci appartiene, è di tantissimi di noi. Io so esattamente che cosa devo fare, ma non ho più nemmeno il tempo per pensarci. Non ci ritroviamo in questa affermazione? Molti di noi potrebbero averla fatta, ma siamo talmente incastrati e risucchiati dai doveri che ci manca persino il tempo di pensare a quello che vorremmo fare. Assurdo? No, è vero. Ci sentiamo spesso impotenti per come gestiamo il tempo, che sembra non bastare mai. Ma com'è possibile fare diversamente? Il lavoro, la famiglia, la casa, e si arriva a sera sfiniti, con solo la voglia di staccare la testa per prepararsi alla nuova giornata, che indovina un po', sarà esattamente uguale a quella precedente. E il nostro dilemma più grande? I sensi di colpa. I sensi di colpa nell'eterno conflitto tra il nostro dovere di dedicare tempo alla casa,
ai figli, al lavoro, trascurando quindi ogni altra passione e desiderio di impegnarci per realizzare un sogno. Così però i giorni passano e con essi la nostra vita e il tempo concessoci. Progetti? Boh, forse un giorno, quando avremo il tempo. Ma quale giorno? Lasciamo nel cassetto la parte migliore di noi, i nostri sogni, le aspirazioni, le scintille animiche, senza riuscire ad essere mai pienamente noi, e a volte nemmeno lontanamente noi, convinti che se solo il Padre Celeste ci potesse concedere un altro po' di tempo, e noi ci ingegnassero meglio, sapremmo e riusciremmo sicuramente a fare meglio di così. Ma così siamo già al top nello sprecare il nostro tempo. Cosa vogliamo di più? Se il Padre Celeste ci concedesse altro tempo, sarebbe la medesima cosa. Lao Tzu diceva: anche il viaggio più lungo comincia con un solo passo. E quando ci decideremo a fare questo passo? Almeno uno. Dopotutto, fare qualcosa ogni giorno potrebbe darci la soddisfazione di andare avanti anziché restare fermi, immobili o peggio andando all'indietro. Avere il tempo per pensare al nostro progetto, reale o ideale, ci permette di pianificare ogni azione da compiere per concretizzarlo. Pensare al nostro progetto vuol dire trovare le informazioni che ci servono, vuol dire attivarsi, conoscersi, crescere, essere. Il problema è che non riusciamo, non possiamo pensare a noi quando stiamo lavorando, svolgendo pratiche importanti o rispondendo ai clienti. Oppure il nostro capo ci stressa, i colleghi ci distraggono, il telefono suona continuamente, i messaggi delle mail arrivano a ripetizione. Vogliamo parlare anche del tempo dato per i social? Vabbè, forse è meglio di no. Meglio inserirli nel conteggio generale e far finta di nulla. Il problema è che non possiamo pianificare nulla mentre stiamo svolgendo un lavoro con un collega, tenendo o facendo un corso, correndo a folle velocità ad un appuntamento lavorativo, oppure ci stiamo aggiornando, oppure a casa, seguendo sul computer o lo smartphone, i social o guardando la televisione. E con tutti questi problemi, come e dove troviamo il tempo che realmente ci serve? Ma ecco una bella notizia finalmente. Il tempo c'è, come ci siamo detti, ma non lo vediamo. Non riusciamo a quantificarlo, a viverlo e lasciarci vivere da lui, bene e realmente. E perché non ci appartiene realmente al meglio? Non lo vediamo perché ci manca la consapevolezza di quello che facciamo nel nostro qui ed ora. Noi siamo abituati a focalizzarci sul lavoro, sugli obblighi, sui doveri che abbiamo verso gli altri, sulla lista delle cose da fare. Mettiamo questa attenzione sulle nostre macro attività della giornata e tutto ciò che non rientra in questi blocchi prestampati, predefiniti, è come se passasse sotto gli occhi senza che si riesca ad afferrarla, poiché non gli prestiamo attenzione nella maniera più assoluta. Ci sono invece una serie di attimi meravigliosi, di momenti, minuti, a volte ore intere, che stiamo vivendo senza rendercene conto. E come recuperarle? La prima cosa da fare è iniziare a pensare alle cose che ci fanno stare bene. Cominciamo a metterle sotto i riflettori della nostra attenzione. E così avranno subito più spazio e possibilità di fiorire. Possiamo e dobbiamo trovare ritagli di tempo, a seconda delle nostre necessità per pensare,
leggere, oziare, scrivere, studiare, ascoltare, o perdere anche il nostro tempo, ma in modo consapevole. E dove troviamo questi frammenti di tempo? Dovunque. Mentre aspettiamo l'arrivo della metropolitana, o stiamo viaggiando su un mezzo pubblico, in attesa di qualcuno con cui abbiamo un appuntamento, quando siamo in coda a qualche sportello pubblico, nella sala d'attesa di uno studio medico, appena svegli oppure prima di dormire. Facciamo attenzione a al tempo che passiamo sui social, chiedendoci quanto ci è utile al nostro scopo quello che stiamo facendo. Sembra poco? No, è tempo che sprechiamo o semplicemente non apprezziamo e di cui spesso però ci lamentiamo. Ci sono momenti che sembrano troppo brevi per metterci a fare qualcosa, ma se ci organizziamo possiamo dedicarci a ciò che amiamo, anche in questi ritagli di tempo, senza incidere sui nostri ritmi ordinari di vita. E la concentrazione? Tranquilli, una volta presa il via, entra in automatico. È meglio darsi questa occasione piuttosto che aspettare il proprio turno dal medico. Possiamo scegliere di non fare nulla o di fare del nostro tempo il nostro miglior alleato. Le strategie che possiamo far scattare per smettere definitivamente di dire non ho tempo sono davvero tante. Devono potersi adattare al nostro stile di vita per essere efficaci e sostenibili nel tempo. Altrimenti continueremo a sciupare ciò che ci appartiene fino al giorno in cui ci verrà presentato il conto nostro malgrado. Pensiamo a tutto il tempo dedicato ad accumulare cose che non ci porteremo mai nella tomba, speso per impressionare persone che non ci hanno dato nulla, oppure a riempirci la testa e la cara di futilità. E contemporaneamente rivediamo tutti i sogni e i desideri che non abbiamo realizzato, le persone che non abbiamo conosciuto, le parole che non abbiamo detto, le cose che avremmo sempre voluto fare ma non abbiamo mai fatto. Dovremmo iniziare ad essere più avari del nostro tempo e più attenti all'uso che ne facciamo e per le cause per cui lo spendiamo. Perché quello che ci rimane è il solo che avremo e sta scorrendo anche ora, adesso. Spero vivamente che questa breve riflessione faccia nascere in noi una maggiore responsabilità nella gestione del nostro tempo, in modo da arrivare al termine di questa nostra vita soddisfatti e felici per aver vissuto e alla grande. Concludo con la riflessione di José Mujica, ex presidente dell'Uruguay, sul rapporto fra soldi e tempo. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.